La festa di Halloween è l'occasione per sensibilizzare i nuovi donatori e i donatori a venire a donare. La donazione è un gesto anonimo, volontario, gratuito e consapevole e bastano pochi minuti per poter dare a chi ha necessità le cure necessarie. È nel giorno di Halloween, il giorno delle zucche, degli scheletri e in questo caso ovviamente anche dei vampiri in cerca di sangue che centri trasfusionali del territorio invitano a donare. Un'iniziativa speciale per favorire non solo l'accesso ai donatori tradizionali, ma anche e soprattutto ad avvicinare alla donazione nuove persone. Nell'Aretino nei primi 8 mesi del 2022 sono state 16.473 le donazioni, ma di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Vorrei ricordare che il sangue non si fabbrica in laboratorio, ma l'unica fonte è l'uomo. I centri trasfusionali lunedì 31 ottobre saranno aperti dalle 7:30 alle 12. Si potrà donare sangue, plasma, tramite appuntamento che può essere preso o dalle associazioni di volontariato Avis, Frates, Croce Rossa, ANPAS o tramite direttamente i servizi trasfusionali. In provincia di Arezzo per l'iniziativa tutti i centri si sono mobilitati, alcuni semplicemente rafforzando ed ampliando l'apertura, altri organizzando allestimenti e piccoli eventi.